Scrivania, stai bene? Tutto a posto? Dopo l'ultimo appuntamento di sabato su Clash Royale, dove la pirotecnica che continuo e mi ostino a chiamare bombarola, perché spara con un lanciarazzi, per me è una bombarola, fate quello che volete, ci ha quasi messo a repentaglio la scrivania. Nelle ultime registrazioni qua, finché non sarà pronto lo studio ovviamente, perché poi ci sposteremo, mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale perché oggi doppio appuntamento, domani One Block Skyblock e giovedì la vanilla, quindi potete solamente che supportare il canale, iscrivetevi, commentate, io vi auguro una buona visione. E siamo dentro, pronti a sfoggiare il nostro mazzo di oggi, ancora in Lega 3 ma a due passi dalla Lega 4, un paio di vittorie ce l'abbiamo. Volevo farvi vedere che cosa andremo a utilizzare, perché il Gran Cavaliere, anzi scusate, il Cavaliere Evo, che confondo sempre, è praticamente in tutti i mazzi che utilizziamo. Questo qua non ha l'evoluzione, perlomeno non l'ho ancora sbloccata, infatti se lo trascino al primo posto non si attiva perché purtroppo non ce l'abbiamo. Ho letto i commenti, qualcuno mi ha detto ma prova di nuovo il 2.6 che dovremmo avere salvato qua, tra l'altro anche gli scheletrini Evo, potremmo anche considerare l'idea di provarlo, ma quest'oggi vinceremo con la scheda madre, sì, con la strega madre, la scheda madre è un'altra cosa. Prima voglio però spacchettare e vedere se riusciamo a trovare, per cortesia, un rarissimo banner incredibile. Le stupidissime candele, che schifo. Controlliamo di aver selezionato il mazzo giusto e voliamo in Lega 3. Perché un po' di gente dagli scheletrini, gli sgherri, i goblin. Ecco, il tipo c'aveva il banner figo, non avevo dubbi. Allora, con calma, da dietro, col cavaliere, così permettiamo anche il doppio ciclo. Oh, così me lo dici? Gran cavaliere prepotente. Allora, mettiamo già un cannoncino qua, se si può, se non faccio del male a nessuno. Degli sgherri, ok, quello potrebbe essere sicuramente fastidioso, ma essendo lontano il gran cavaliere, guardate che bello. Guardate che bello! Polverizzato il tutto. Vai di scheletrini prepotenti. Dai, sponali. Se hai il coraggio, sponi gli scheletri. No, stregone, cosa hai fatto? Hai mascellato tutte le vittime che dovevamo utilizzare sopra. Vabbè, va bene lo stesso, eh. Va bene lo stesso. Dobbiamo sicuramente mettere un cavaliere. Vieni, pecca, girati! Holy shit. Vabbè, gli abbiamo regalato un colpettino. Ma la nostra win condition è il gigante royale. Mi sembra aggressivo. Gran cavaliere e pecca. Così me lo stai dicendo? Dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti, partiamo subito con gli sgherrettini. Subito. Anche perché purtroppo, purtroppo non si gira sul cannone. Dobbiamo mandarlo indietro. Ed è stato sufficiente? Vi direi di sì, abbastanza. Il mio cavaliere Evo riesce comunque a neutralizzare solo con gli occhi, a quanto pare. E adesso arriverà il gran cavaliere. Ci scommetto quello che volete. No? E allora se il gran cavaliere è sulla torre si gode assai. La falcia la porta giù, la polverizza, raga. Ok, la nostra win condition a quanto pare era un'altra, ma va bene lo stesso. Torre praticamente è andata giù, con una fireball la eliminiamo. Quindi non facciamo mosse azzardate. Il nostro opponent ha il pecca, ha il gran cavaliere. Adesso mi tirerà il gran cavaliere sopra il nostro stregone, ma lo sapevamo. Arriverà il suo stregone, è probabile. Vediamo di bloccarlo qua, perché se lo blocco qua, fa il salto là indietro, il gran gigantino, che non è un gran gigante, è un semplice gigante royale, spacca tutto là. Ora con calma, con calma. Mini pecca neutralizzato, molto bene. Ripiazza il cannone. Non è che se la stia giocando proprio alla grande il nostro opponent, ve lo dico. Tira una palla di fuoco sulla strega. Dai, girati anche sul log rider. Vabbè, vabbè. Che dire, ragazzi? Che dire? Ha messo adesso la Valchiria per la prima volta in assoluto. Quasi quasi punterei a prendere le due torri, eh? Signore degli Anelli style. Vai così. No, abbiamo fatto un po' di danni, ma due torri sono lontane. Ci ha provato con un mini pecca così, mezzo ladrato. Probabilmente darà un colpo, ma io ho interrotto la mia difesa perché non può fare assolutamente niente, il tempo è scaduto. Questo mazzo mi ha permesso di fare tantissime vittorie, anche nelle partite normali. È forte perché c'ha il cannone, vedi che ferma log rider.
che è una delle carte che usano praticamente tutti quanti. Lo neutralizziamo completamente, siamo super safe. Partiamo da dietro col gigante Royal. Ah, ma siamo contro uno del clan Polpette? Oh no, sai che ti dico? Quello deve sparire adesso. Puc. Schiocco di dita e non c'è più. Bello, questo avrei voluto vedere. Molto bene. Vai così. No, maledetto. Questo purtroppo non me lo aspettavo, ovviamente. E tra l'altro non si è manco girato il Gran Cavaliere. Potremmo essere nei guai. Potremmo essere in guai molto grossi, perché il Gran Cavaliere è still alive. Cosa? Lo spaccamuro ha ucciso gli sgherri? È un'esplosione contenuta. È come se andasse lì con della dinamite e non può colpire in cielo. È un disastro. È dura qua da ribaltare la situazione, eh? Gran Cavaliere che arriva, ma questo ce lo immaginavamo. Non bene. Non bene. Non bene ad all. Un cavallerino qua. Un cannone dietro che farà proprio il minimo indispensabile, suppongo. Non fa niente. Non fa niente. Sei di vita! Sei di vita! Tieni duro, por favor! Non ci posso credere. Però capite, cioè, che qua partiamo nettamente in svantaggio, perché quel Gran Cavaliere fa tutti i danni che vuole. Oddio, sta tronco non male, eh? Probabilmente prendiamo anche noi la torre. L'unico problema che dovremmo tenere in considerazione è che il nostro opponente ne ha prese due. Ha preso due torri, non una. Quindi è questo il vero danno adesso. Però, cavalierizzo laggiù in fondo. Ma non mi dire che... No, non mi dire che non ho messo il cavaliere nella sezione giusta e non ci abbiamo il Gran Cavaliere, eh? Non me lo dico. La situazione qua è meschina. Qua è molto meschina la situazione, ve lo dico. Abbiamo uno Grider in base. Ah no, il cavaliere è un cavaliere voluto e va benissimo in questa maniera. Però torna indietro! No, disastro! Cosa? Ok. Non mi ero reso conto che ci fosse un domatore sotto torre col martellino. Pic. Una vinta, una persa, tanto la vittoria è dorata. Ah, non è vero, ce l'ha tolto. Ma ragazzi. Va bene lo stesso. Sì, quella gliela bombardiamo, ovviamente. Non glielo lasci lì. Un estrattore full. Non mi dire che hai golem, eh. Non mi dire che hai golem, per favore. Ma ci serve sicuramente un cannone difensivo. Potremmo ripartire da dietro con Strega Madre e magari la mettiamo a fianco poi sul ponte con il nostro gigante Royal. È il golem, lo sapevo. Lo sapevo. E torre per torre. Allora, questo mazzo l'ho visto giocare, purtroppo. Ed è forte, è molto forte. Serve una bella palla di fuoco qua. Leviamo quello. Faremo pochissimi danni, lo so, in confronto a ciò che potrà combinare per l'appunto un golem. Mannaggia, guarda quel bombarolo con uno di vita. Dai, fai così. Ok. Forse è bilanciato a livello di danni, eh. Solo che io dovrei essere leggermente sotto di Elisir in questo momento. Proviamo al massimo ad arrivare a destra col Gran Cavaliere. Quello dovrebbe morire prima di uccidermelo. Let's go! No, let's go un corno. Bene, va bene, va bene, va bene. Una palla di fuoco, giusto per eliminare almeno quello. Ok. Vi dirò, la situazione potrebbe essere un po' meschina, ma nemmeno troppo. Neanche troppo in questo momento. Abbiamo degli sgherrettini da dietro. Lo stregone là che deve bombardare come se non ci fosse un domani. Cavaliere che aggiungerà il suo DPS in qualche modo. Appena quello esplode, non so se funzionerà, ma ci dobbiamo provare. Ah, la tornado, lo sapevo che sarebbe arrivata. Lo sapevo, dobbiamo difenderci. Per favore, ucciderlo. Ok. Sgherrettini di nuovo. Serve questo per fermare quello. Questo per fermare quello. Una descrizione dettagliata. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. We did it. Siamo riusciti a difenderci dal mazzo col golem dell'Elisir, che è quello che volevo utilizzare quest'oggi. Ne ho visti un po' di video dove lo usano. In realtà, secondo me lui non ha sfruttato bene l'utilizzo dell'Elisir, eh. Comunque la palla di fuoco, se prendi value su l'Elisir estrattore, caspita si chiama, e su altre unità in campo, è lì che fa la differenza. È quando prendi value di Elisir, ovviamente. Metterei gli sgherrettini dietro, anche se questo potrebbe triggerare probabilmente una palla di fuoco.
Ma non me ne frega niente perché c'è il gigante Royal davanti. Arrabbiatissimo. Arriva la palla di fuoco e prende tutto. Sì, in teoria. In teoria sì. Ok, era fondamentale iniziare a fare un buon trade di Elisir e danni. Quelli fastidiosi. Devo tronchettarli. Devo tronchettarli. Ne è mancato uno. Testa di cavolo, che non sei altro come al solito. Piccolo vantaggio di Elisir. Veramente piccolo, eh. Veramente piccolo. L'importante adesso è che gli sgherrettini vadano anche là. No, e questo non ci voleva. Questo non ci voleva perché adesso l'arco X sta mirando sulla mia torre. Ok, ok. Danno vero, eh. Un botto, non troppo. Mamma mia. Che male. Piazziamo un cannone. Tiro per forza una tronco qua, anche perché mi ha fireballato la strega. E va bene così. Cioè, va bene così è un parolone. Arco X di nuovo. Ok, dobbiamo andare di cavaliere sicuro. E di sgherri davanti. Vai. Buono. Buono, targettato l'arco X dagli sgherri. Godo tantissimo. E ne ha già ciclati due così, eh. Strega madre qua. Stregone a destra. Se usa la palla di fuoco di là si gode. Ok. Non è irrecuperabile. Non è irrecuperabile, raga. Io posso mettere un altro gigante adesso, eh. Un altro gigante ha usato anche la tronco. Ti prego. Dobbiamo clacciarla, raga. Dobbiamo clacciarla. Dobbiamo clacciarla adesso. Ce l'ha anche lui il cavaliere Evo, ovviamente. Siamo riusciti a farciargli completamente il cavaliere Evo. Ma va bene lo stesso. Palletta di fuoco, uno lo prendiamo almeno. Eh no, era già stato colpito, va bene così. Ok, ok. Siamo leggermente in svantaggio, ma questo non significa niente. Anche perché il gigante Royale arriva subito. Arriva subito. E non so come fare. Guarda qua, tutte strutture a difendersi. Camperone. C'è un camperone. Palla di fuoco, addirittura. Non so come fare qua però, Dimmi che ho preso l'arco X. Ho preso anche la Tesla. Male non è, male altro. Ma non ce la facciamo. Cioè vince di palla di fuoco. Disonesto, maledetto. È impossibile, raga. Almost impossible. 198, serve un miracolo. Serve un miracolo qua. Serve un miracolo adesso. Non so cosa possiamo inventarci. Prossima palla di fuoco che arriva abbiamo perso, raga. Prossima palla di fuoco che arriva abbiamo perso. A meno che il cavaliere vada alla gente di prendere. No! Mamma mia, che mazzo scorretto. Cioè, l'arco X è lo sbocco per eccellenza. Lo sbocco. Eccolo lì. Che non lo sapevo. L'ho chiamato, raga. L'ho chiamato. Lo stregone laggiù in fondo potrebbe essere estremamente fastidioso. Ci distrugge letteralmente tutto. Tutto. Salutiamo tutto. Addirittura. Vabbè, qua possiamo andare sicuramente di strega madre. Ricazzo il cannone, non vorrei troppi danni sulla torre. Oddio, non è che l'abbiamo giocata proprio benissimo, eh. Va bene così. Valkyria sarebbe anche il caso di girarsi, non credi? Un botto di danno sulla torre. Vai! Bravissimo, si è incastrato. Allora, teoricamente, oh no. Questa è brutta storia, eh. Però lo stregone va sulla terra principale. God assai. Buono, ho preso anche lo grider con la tronco. Niente di che, eh. Siamo in vantaggio. Siamo in svantaggio. Siamo in svantaggio, ha dato due martellate. Beh, quelli deve per forza fermarli, se no arrivano a torre. Buono. Ottimo così. Ottimo. Bene. Lui non ha più usato il barile. Madonna, io zitto mai, eh. Zitto mai, Stefano. Zitto mai, zitto mai. Manco siamo riusciti a colpire l'altro. È probabile che farò una palla di fuoco su quello stregone, ve lo dico. Ci sta, eh. Ci sta, è stato anche trasformato. Cannoncino in arrivo, beh, tronco garantita qua. Bene, ho grider. Ok, buono, in realtà si è rigirata piuttosto bene la situazione adesso, eh. Abbiamo un cavaliere evoluto là davanti. Sì, sì. Vai, vai, che me frega. C'ho il cannone a difendermi. Che me frega. Che me importa. Mo ti devasto e c'ho anche la strega sugli scheletrini. Buono. Allora, torre presa. Torre presa sicuramente. Adesso è questione di difendersi pesantemente anche. Pesantemente, cannoncino. Quelli lì lasciamo andare. Non so perché ho tirato la tronco. Ho sbagliato probabilmente.
Ho sbagliato a tirare la tronca. Difendete con le unghie e con i denti la torre. Wow, l'ha tirato male. Ha tirato male il cannone. E il barile. Top, no? Top, raga. Siamo riusciti a vincere. Vi dirò, era partita così e così, Non mi alzo di qua finché non arrivo in Lega 4. Potremmo considerare l'idea di partire subito sul ponte con il gigante Royal. Non lo faremo. Lui ha mandato al macello gli scheletrini. È un 2.6. È un 2.6, ok? Beh, sicuramente cavaliere su quello. Se no è un disastro. Se non difende il cavaliere è meglio ancora, Va bene, ci posso stare. Mettiamo anche la strega madre dietro a supporto, così quello lì diventerà un porcellino. Arriva la tronco. Va bene, in realtà va molto bene. Il gigante Royal ha agganciato la torre, anche la strega madre. Danni ingenti. Avrei potuto farlo prima, probabilmente. Abbiamo anche il cannone qua per difenderci. Tiro la tronco per evitare possibili danni che ci possa fare. Attualmente è uno stravantaggio. Stravantaggio di danni. Tra poco cicliamo il cavaliere Evo. Let's go. Cerchiamo di ottenere il prima possibile nuovamente il cannone. Se no succede questo. Era la mia preoccupazione iniziale. Anche se dovremmo meltarglielo. È stato meltato abbastanza. È una buona ripartenza questa, volendo. Cioè abbiamo cavaliere davanti con stregone dietro. Ha dovuto usare una tronco. Se lo stregone va a colpo, raga... Buono, buono in teoria. Buono. Madonna, per poco. Vabbè, quello lo posso lasciare andare. Non me ne frega niente. Non dovrebbe avere il cannone. Non dovrebbe avere il cannone. Cioè, gli scheletrini probabilmente. Ma non basta. Oh, non basta. La torre è andata. Cannoncino difensivo mio. Devo metterlo anche leggermente più a sinistra. Ma non importa. Come vedete, va bene lo stesso. Ok. Vi dirò, possiamo anche puntare e andare sulla seconda torre. Vabbè, cavaliere qua necessario. Mettiamo anche degli scheletrini, magari. Ok. Buon così, gigante Royal prepotente in base. Boom. Il devasto a inizio. Non lo so, perché magari no, ma si va per le tre corone forse qui, o sbaglio? Il cavaliere Evo sulla torre. Dove vai te? Tu vai, non te ne do nemmeno una di torre. Me ne prendo tre, non te ne do nemmeno una. Questo è per l'ego, per le tre corone regalate prima. Se vinciamo anche questa, compro un altro bannerino. Voglio uno di quelle cose particolari. Lo voglio. Anche perché se vinciamo questa, teoricamente, arriviamo in Lega 4. Teoricamente. Quello va giù, messo molto bene, che colpisce anche l'altra torre. Ora, non so se voglio caricare tanto, Non lo faccio. No, la odio. La odio con todo el mi corazón. Ma guarda che schifo, che schifo. Che brutta storia. Questo dobbiamo usarlo magari per tankare, probabilmente. Ok, quella può andare giù. Ma come fa a colpire dall'altro lato? Oh, ai 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 ai. Brutta storia, Brutta storia qua. Però tronco e cavaliere ce la siamo in qualche modo cavata. Ha attivato anche l'abilità. Si avvicina, ha perso leggermente l'Isir. Cioè, per quanto riguarda i danni, siamo in vantaggio in questo momento. Solo che potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Ma esiste qualcosa di più fastidioso di un'arciera pirotecnica? Secondo me no. Gliela facciamo col gran cavaliere. Col cavaliere Evo, scusate, cavaliere Evo. Che male non è. Male non è. Male è sicuramente altro. È un cavaliere arrabbiatissimo. E quello lì diventerà un porcellino. Bene. Peccato che sia partito lo spiritello. Però questi sono danni, Raga, questi sono tanti danni. Tanti danni sulla torre che ci aiuteranno un botto. Arriva lo Grider, ma questo lo sapevamo. Va benissimo, dovrebbe andare giù. Quella non può rifare sicuramente l'abilità. Gigante sul ponte. No, what? Innanzitutto pensavo che switchasse target. E perché la strega madre non gliel'ha presa sin da subito? Vabbè, la facciamo piazza puleta ovviamente. Togliamo torre, togliamo l'arciera, togliamo tutto. Palla di fuoco anche da parte del nostro avversario. Ma ci sta, Easy, easy. Allora, quello lo lasciamo andare. Ve lo dico, non me ne frega niente. Quel mini pecca secondo me è stato un grave errore buttato laggiù in fondo, Un grave errore. Voglio vedere che caspita di inventi qui.
Voglio proprio vedere che cosa fai, ma che ti inventerai mai? Un cavolo. Cioè sì, il danno c'è però. Un po' troppo piccolo. Un po' troppo poco. Ok, questo ci serve. Questa troppo pure. Quello va levato, quello va mandato indietro. Quello spero che diventi un porcellino. Due porcellini. Tre porcellini. Buono! Raga, molto bene, eh! Tre porcellini sono sulla torre laggiù in fondo, eh! E c'è anche il gigante royale a far male! Va bene, ci posso assolutamente stare. Palla di fuoco a levare quell'aggeggio schifoso. Troppo fastidioso. Ah! E questo è un problema. Questo è un grave problema. Però magari la clacciamo così. Dai! Bro! Bro! Spara! Non ha sparato, è un disastro. Ok, calma, 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 calma. Calma, calma, ho bisogno della tronco. Ho bisogno della tronco, ragazzi. Ho bisogno della tronco. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, no. Troppo potente! Ho bisogno della tronco, raga. Fermalo quello. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Colpisci, ti prego! No way. No way, abbiamo perso, raga. Abbiamo perso, è incredibile ciò. È incredibile. Forse no. No! No! Impazzisco! Impazzisco, raga! Oh mio Dio! C'è tutto perché abbiamo usato una palla di fuoco su un'arciere pirotecnica sul ponte! E io non devo odiare la bombarola? Perché la chiamerò così. Ma vi dirò, mi terrei il cannone. Mi terrei il cannone. Farei prendere un po' di danni a lui. Sì! Golem again! Vabbè, palla di fuoco là, garantita. Cioè, proprio dritta in faccia. Un po' di danno almeno l'abbiamo fatto. Serve lo stregone. Oi, 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 oi. Allora, sicuramente tiriamo una tronca. Così posso mettere gli sgherri. Quello va giù. La valchiria deve morire prima di colpire la torre. Invece no. Di nuovo? No, raga, c'è cioè quella carta là. Cioè. Va bene. Cavaliere davanti. Per valorizzare un po' lo stregone. Palla di fuoco. Va bene, ci posso stare. Se mi dà due spadatine. Una. Ma va anche la terza? Tre, che lusso. Tre lusso. Non vorrei usare la palla di fuoco, detto proprio sinceramente. Anche se qua poi unito da... Vai, 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 vai. Ok, quello va giù. E va bene. Gli eliminiamo completamente il golem in teoria, Glielo annichiliamo. Giratevi, giratevi, maledette truppe. Ok, quello va giù. C'è un mini cicciolo lì che rompe le scatole. Eh no, qua serve. Serve, 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 serve. Ok, siamo riusciti a salvare la torre, non so come. Eh no, siamo riusciti a salvare un bel niente. È ancora viva quella cosa? No, ragazzi, mi rifiuto. Di credere che quell'arciera pirotecnica sia ancora viva, mi rifiuto. No jokes. Mi rifiuto. Mi rifiuto, raga. There is no way. Guarda, mi distrugge gli... No, gli sgherri al primo colpo così non esistono. È madness più totale. È madness più totale. Cioè... E quella carta non è scorretta. No, per niente. È ancora viva! Non dico niente. Ho promesso alla scrivania che non l'avrei danneggiata quest'oggi, capite? Non la danneggeremo. Però così proprio stai minando la mia pazienza. Cioè, minando la mia pazienza, raga. Come può essere il target sulla strega madre? Come? E come può quello stregone invece non andare diretto su... No, è incredibile. È incredibile. Sfasciagli la base! Sfasciagli la caspio! Vai! Godo tantissimo, godo. Non so come facciamo, Non ho idea. Mi sta tirando anche la terremoto. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Uccidergliela! Cioè, moriremo così! Cioè, veramente! Oh! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, raga! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Dai! No! Allora, non mi ero accorto che purtroppo si è interrotta la registrazione. Sensibile la mia scrivania. Tocchi la scrivania e si spegne la registrazione. Quindi questa partita adesso è nulla, ovviamente. Tanto non l'avete vista. Non devo più toccare la scrivania.
per ovvie ragioni. Spero solo che non abbiano un arciere pirotecnico. Non chiedo altro, chiedo solo questo. Comunque gli spacca muro, cioè, insensatamente forti. GG Pester. Ah, beh. Poco in range, poco. Piccino. Un range piccoli. Ah, e anche la tornado. Se vuoi buttare dentro anche la tua sorella, fai pure. Per forza, cannone qua. Ma che mazzo è? Beccato. Madonna, spero che quest'orda di omuncoli ti distrugga. Vai che la strega madre comunque è andata sul main. Io godo. Girati e ammazzagli anche qui. Godo. Vai, un altro colpo. Non ce l'ha fatta, purtroppo. Potrei anche usare un gigante royale sul ponte, con tanto di sgherrettini on side. Vai, andate ragazzi. Andate ragazzi. E va bene così. Va benissimo così. Vai, vai, usa la tornado. Usa un botto di risorse. Io posso solo che godere adesso. Cannoncino per gli spaccamuro. Lo metto lo stesso. Buono, buono, molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Devi colpire per... Mamma mia. Questo è buonissimo però, è buonissimo. Ok. Dai, buonissimo che va sulla me... Vai! Vai, bello, vai! Vai, lo stregone che va... prende anche la torre. Buono, 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 molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ho capito, cioè, capite però. Ma come faccio? Vai sulla principale, sì! Ok, 800 di vita. Quella deve andare giù, eh. No, molla, molla, molla subito il colpo, schifoso. Schifoso! Impredict, questo è impredict, così. A sensazione. A sensazione. Staccato dallo stregone. Dai, era staccato però, Dai, vieni, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, pezzettino di feccia. Tutti fermi. No, molla la torre! Non ci posso credere. Non ci si può credere, ragazzi. Non ci si può credere, Non ci si può credere, veramente. Non ci si può credere. Vai! Bro! Bro, 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 bro! Dice cosa? This is madness. Madness, madness. No! No! No, no, no! No, 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 17, 17! No, 17 sulla torre. No, stiamo scherzando, stiamo scherzando. Cioè, qui stiamo veramente scherzando perché altrimenti non è possibile. No, no. Ora mi ricordo perché avevo smesso di giocare a questo gioco. Cioè, mi ricordo benissimo perché avevo smesso di giocare a questo gioco. Mi ricordo veramente benissimo perché avevo smesso di giocare a questo gioco. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, no, no, sono senza fottutissime parole. La Madness. La Madness. Certo. Certo. Che c***o sto vedendo? Un pescatore, un fantasma e un gigante? Ma che c***o è una barzelletta? Non voglio giocare questo game. Cioè, inizio a registrare questo gioco e sono sempre entusiasta e felice. E poi... E poi... E poi... Ultima, Perché questa dovrà essere vinta, per forza. Ah! 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 Ok! 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 Bene. Benissimo, sono perso. Ah, beh! Chi è che non ha un minatore? Chi è che non ha un minatore? No, guarda lo sblocco. No, veramente lo sblocco. No, ma che cosa sto vedendo? No, basta. Non, ancora non hanno inventato il tasto arrenditi? Ancora in una partita non ci si può arrendere. What are we talking about? E non si gira più! Sei pure un codardo. Pure un codardo sei. E sai, quella torre del cavolo me la prendo, Me la prendo. 60 di vita. Incredibile. Due arciere pirotecniche che rompono i maroni.
Ma giusto per il gusto di togliergliela. Dai, aspettiamo la palla di fuoco. Ma la palla di fuoco sulla pirotecnica te la becchi lo stesso, Ma quasi è salvata quella merda. Ditemi che non è fatto apposta per non farmi arrivare in Lega 4. Vai. Certo. Guarda, mi mancava un'arciere pirotecnica. Da un po' che non vedevo utilizzarla. Mamma mia, che... Mamma, guarda, becca questo gigante royale intorno alle gengive, per favore. No, chiaro. Cioè, pensavo di essere l'ultima persona sul pianeta Terra ad usare il minatore. A quanto pare lo usano tutti i mazzi. Tutti i mazzi usano il minatore. Dai, ci aspettiamo la bomba adesso. Bravo, genio. Bravo, complimenti. Dai, dov'è il minatore? Eccolo lì! L'importante è che mi tiri due hit. Il mio amico mi tira due hit e siamo già contenti. Oh, zitti, la torre è da giù, Zitti. Ah, un'altra botterella. Godo, bro! Non vi permetterò di recuperare questa partita. Non ve lo permetterò. Ti becchi una palla di fuoco su due pirotecniche! Ah no, su una sola. Una sola, perché l'altra l'ha schivata. Non sa come, l'ha schivata. Ma sai che me frega? Ma io te la lascio quella torre, Viecce, dai! Dai! Dammi due corone! Sì! Bene, ci voleva. Per l'umore mi serviva. E questa vittoria adesso ci garantirà l'accesso in Lega 4, of course. Ale! Lega maestro, giusto per prendere le mot con gli scacchi. Abbiamo vinto, quindi vado anche a shopparmi velocemente un oggetto rarissimo, perché uscirà rarissimo. Oh, carino però. Carino, non è il più raro di tutti, però è carino. Questo video di oggi di Clash Royale termina qua. Decisamente spazientente, la nuova parola di oggi. Se avete un deck da consigliarmi, fatemi sapere. Nei prossimi appuntamenti, chissà quando, come, se ci saranno, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, questo è tutto. Buoni! Probabilmente è più facile farla andare questa in bottle flip sullo sgabello. Bravo detto!